Benvenuti su Abel, se mi il canale sul tubo italiano, sono il Signor Lune e questa è la live numero 8 di The Operative No One Lives Forever. Mamma mia, che fatica pronunciare il titolo di sto gioco. Allora, per il momento ancora non c'è nessuno, però sono già le 14 e un minuto. Ah, ecco, appena smentito, ben arrivato Luca, ben arrivato. E quindi niente, andiamo subito instant now al gioco. Eccoci qua. Continua partita. Ebbene, siamo... Non mi ricordo. Ho un vuoto. Ah, sì. Molto bene. Ok, infiltrati nel magazzino principale. Tra l'altro c'erano delle bombe da azionare, ricordo. Non particolarmente felicemente. Quindi adesso pianino pianino. Allora là c'è un merda e mi pare che ci sia solo lui. Quindi se io faccio così. Bene. Ah, direi che l'ingresso è ben poco sorvegliato, almeno da una prima e poco attenta analisi. Bene. Allora, apparentemente non ci sono telecamere. Questo rumore di sottofondo. Ah, ho parlato troppo presto. Eccola lì. E niente, devo aspettare che la telecamera... Via. Boh, siamo riusciti a passare. Allora, manutenzione, capo squadra Vanderburg. Non abbiamo più spazio a disposizione del magazzino 893 per i balli di combustibile. Chi se ne frega? Problema vostro, ragazzi, problema vostro. Allora, qua apparentemente ancora non c'è niente. Intanto un F6 così, eh? Ma non sembra esserci niente, però. Rischione qui, eh? Tra l'altro sto sparando con le dum dum che... Dov'è? C'è una telecamera qua sopra. Ma dove? Ah, è quella laggiù, perfetto. Allora ammazzandolo qui io me la sono sistemata. Allora, passerei alle... Ah, non erano le dum dum, erano proprio quelle al fosforo, cioè proprio... Qui? Vabbè, qui è da dove ne arrivo, benissimo. Qua apparentemente non sembra esserci molto, però... Qua c'è sta discesa... Non c'è niente, là non c'è niente, non vedo neanche i detonatori, ma presumo che non siano da installare da fuori quanto più da dentro. Sarei potuto passare, ma meglio attendere. Vuole sigaretta? Oh. Eh? Sigaretta? Nah, I'm trying to quit. No, do you have one? Oh, no, sorry. Why are you trying to quit? Nah, I don't know. Makes me feel yucky. Hmm. Kathy doesn't smoke, does she? Quei bei dialoghi a cui ci siamo abituati, no? Just seems ironic, is all. What are you trying to say? Forget it.
Che palle. Allora, ah, da qui devo aver fatto un salvataggio. Allora, quindi facciamo il giro come prima. E arriviamo qua. A sto punto, da qui facciamo salvataggino, giusto per non dover rifare tutto. Vuole sigaretta? Eh? Sigaretta? Niente. Però è così, insomma, devo... Vuole sigaretta? Eh? Sigaretta? Posto. Ora, se qui non c'è nessuno, spero che non ci sia. Ah, ecco, potrei eventualmente passare anche da di qua, però a conti fatti con quella telecamera sarebbe stato un problema, quindi ben venga questa due lì. Allora, vediamo intanto se qua c'è da mettere delle bombe o qualcosa. Visto che comunque sappiamo che dobbiamo metterne, però apparentemente no. Allora, ah, ecco, forse. Allora, quello potrebbe esserlo effettivamente, però, è un detonatore. No. Puttana troia. E invece no, è un coso. È semplicemente un allarme, che tra l'altro che non si possono disattivare mi sembra molto strano, però tant'è. Allora, qua non c'è niente, qua nemmeno. Dietro. Nel frattempo, vabbè, parlo con Luca, ma anche con tutti coloro che recupereranno questa live su YouTube, perché ricordo che in quanto Hobbles Live questa sarà poi salvata in replica sul primo canale. E stavo meditando molto in questi giorni se non era il caso di evitare di incastrarmi, ma soprattutto sulla possibilità di tentare, perché di tentativi dobbiamo parlare, di fare una seconda Hobbles Live e quindi provare almeno in parte a raddoppiare gli episodi, oppure dimezzare il numero di episodi settimanali per serie e proporne almeno due. E ci sto pensando molto attentamente, anche perché mi rendo conto che questo qui è un gioco che possa non piacere a tutti, e così, insomma, almeno finché il dottor Meg non riuscirà a tornare con noi in live, poteva essere interessante. Io comunque sono a casa, quindi, cioè, per quanto mi rendo conto che forzare troppo la mano porterebbe a delle serie magari meno divertenti, ci possiamo fare un tentativo. Oppure vado avanti con le serie balorde da affiancare a queste, così che se vengono bene vengono bene, se vengono male poco importa. Voi cosa ne dite? Per ora direi tutto ok.
Ah, eccola qui. E una. Telecamera qua sopra, spero che non veda i morti che ho fatto in giro. Solo che lì come faccio a salire? Ah, da qua non c'è modo, sicuramente. Tutto ciò per venire qui e far cosa? Apparentemente non c'è niente. Perfetto, Luca, ti ringrazio per il feedback. Allora, allora, non si riesce a trovare una zona di deposito alternativa per i balili di combustibile. Il supervisore Wagner sa essere molto insistente, come tu sai. Perfetto, quindi continuano i problemi di logistica di questa base. Cosa peraltro che non ci tange minimamente, almeno finché... Non ce la butteranno in culo, dice: no, ma era lei che doveva invece pensarci. Ah, maledetto Infio Belardo. Noi nel frattempo continuiamo la nostra esplorazione. Ah, chi c'è lì? Niente, qualcuno? Dov'è che... Io, cioè, sento queste telecamere che si muovono e mi piglia male tutte le volte, perché... non mi rendo mai veramente conto di dove siano. Ah, là c'è un merda. E ora non c'è più. Qua apparentemente non sembra esserci più nessuno. Lì sicuramente di fuori ci sarà un'altra telecamera, però. Ora mi toccherà, immagino, dare un'occhiata qua. Vuoi che non ci sia qualcosa qua? Anche se... come ci vado io di sotto? E soprattutto, come ci torno io di sopra? E di sotto magari ci posso anche andare, ma di sopra poi come ritorno? E se invece passassi dalla porta che era di là? Non si apre, quindi siamo vincolati nel dover per forza passare da questa parte qui. Va bene, cioè va bene, anche no, però insomma, sa di da fa. Vediamo se si riesce a carpire qualcosa. Tanto per dirne una, allora, là c'è un'altra cosa. Dove? Ma dov'era? Vabbè. Ma dov'è che era? Non mi è chiara sta cosa. Ah, la ritorniamo noi. Qua da qualche parte, per forza, sta. Sono sceso. Scendendo, che tipo di percorso posso fare? Posso passare per di qua. Ma io da qui c'ero già venuto. Ah, ok, ho fatto il giro allora. Ho
fatto il giro, quindi se io adesso passo da qui... Ah, perfetto. Va bene, più o meno. Non sono in grado di fare una mappa mentale come Sabaku, però diciamo che ho capito bene o male come bisogna muoversi. Adesso però resta il punto: dove caspita è la telecamera che ci ha fregato prima? Perché io qui non la vedo. Ah, eccola, bastarda. Bene. Salvataggino, andiamo. Apparentemente non ci sono nemici in quest'area. E siamo all'esterno di un porto. Proseguiamo per di là. A meno che qua ci si può lanciare. Bello il mare, peraltro, molto... Comunque l'avevo preso in faccia anche prima, eh? Vorrei porre l'accento su questa cosa. Ah, lì è aperto. Io riesco... vabbè. Che pro agile. Ah, sopra il tetto non si va, ma qui sì. E ci sono anche delle cose molto interessanti, peraltro. Quindi molto bene, assolutamente molto bene. Ora, non si sentono rumori di telecamere, di questo ne sono assolutamente contento. Va bene. E se vado di qua invece? Non si va. Oh sì. No. Ah, ma allora... Eh già, io posso anche nuotare. Mi ero dimenticato di questo piccolissimo dettaglio. Però non posso salire qua sopra perché è troppo alto, quindi... A meno che non faccio tipo... vabbè, sotto il coso. Sotto il sole di Riccione. Solo che adesso da qui come faccio a risalire? Temo di aver fatto una cavolata. Temo di aver fatto una grossa cavolata, peraltro. Perché adesso non riesco più a tornare su. Molto, molto, molto male. Vai su, bestia di Satana! Vabbè. Allora, ricarichiamo. Che sicuramente un modo c'era, però non... Non si è chiaro. Allora. Questo lo prendiamo, questo lo prendiamo. Boh, perfetto. Ero abbastanza pieno, ma ciò non di meno. Che qui non si apre. Che stregoneria è mai questa? Allora, tanto qua sopra non posso andarci. E quindi? Di qua non si va. Qui apparentemente non c'è niente. Quindi? Questo è uno dei nostri soliti problemi, immagino.
tanto salviamo. È uno dei nostri soliti problemi. No, 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 no! Ah! Oh, ce l'ho fatta! Dai, 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 dai! Cane, maledetto! Ah, che fatica! Allora, sotto non dubito che si debba andare, però ero riuscito a salire. Ha dell'incredibile tutto ciò. Lasciate che vi dica questa cosa. Ma poi perché? Cioè, oh. Comunque, oh, allora qua non si va e questo l'abbiamo dolorosamente appurato. Ciò detto, però, c'è da capire dove caspita devo andare. Perché a sto punto, allora, se non devo venire qui al porto, ci sarà un'altra strada da percorrere. No? Ma quale? Cioè, io qui... Bene o male, credo di aver girato. Questo non me l'aspettavo. Ma adesso almeno so dove devo andare. Ma perché prima di qui non c'ero passato, forse? Possibile che non ci fossi passato? Cavolo, io la voglio la pistola, ma stiamo scherzando? Allora. To shoot somebody. Then you shoot them. You got that? Yes, sir. What's that? I can't hear you. Yes, sir. Good. Now get out there and do your job. And if I catch you sleeping again, I'll slit your throat and feed you to the sharks. Bene. Telecamere in giro. Forse. Ok. Quindi qui ci siamo già. Che cavolo?
caspita era che parlava? Come out of there! Non è che tanto tanto ci sono delle nuove guardie qua sotto. Perché queste guardie prima non c'erano? Che caspita. Contiene un film sulle lettere tecniche del dottor Burns DDS, va bene. Adesso mi sento un po' meglio, effettivamente. Però resta da capire dove caspita devo andare, perché a sto punto attiva le quattro cariche. Io quante ne ho piazzate? Due o tre? E in ogni caso almeno un'altra mi manca. Dove sarà? E proverei a ritornare di là. Solo che passare. Allora, qui non può essere perché l'ho già piazzata. Allora, non è che magari mi ha aperto dalla parte del porto adesso. Toccherà andare a guardare. Tanto se così come prima non mi faceva accedere a quell'area dove abbiamo trovato il panzone, magari alla stessa maniera non potevamo accedere prima di adesso alla parte del porto. O altrimenti qua questo continua a non funzionare, quindi vabbè, però aspetta. Esatto. Era quello che stavo pensando. È interessante che ci sia un altro coso. Quindi a questo punto devo venire qua. Qua intanto do un'occhiata fugace, giusto per accertarmi che non ci siano cose. Però è già lì. Via. Quindi a sto punto qui non credo che si apra, però di là c'era l'altra porta. E però è ancora chiusa. Quindi non era qui. Io ho una paura, tra l'altro, di passare vicino. Ah, salvataggino. Quindi, probabilmente complice il fatto che ce ne dovrebbe essere uno in ogni zona. Qui, avendolo attivato, dovremmo esserci. Via. Devo trovare la zona che ancora non ho lavorato. E non è facile perché a conti fatti, vuoi per il buio, vuoi per oggettive difficoltà a orientarmi, questo posto è un macello. Allora, qui non ho visto delle cariche.
la password di oggi Albatros. Molta sicurezza, eh. Molta, molta sicurezza. Intanto lui lavora per i cavoli suoi. Dentro l'ufficio non c'era niente, mi pare. Ci ricordiamo per scrupolo. Era non qui. Ah. Ah, questo sarebbe stato un attacco stealth da fare al... Ok, sarebbe stata una figata. Peccato. Che cazzo è successo? Ops. Fatto il danno. Sì, questo sarebbe servito unicamente per spiaccicare il tipo. E io però a sto punto o passo da di qua e mi faccio un giretto qua. Diversamente non so dove andare a parare. Però mi sembra difficile che possa essere qui, anche perché le zone quelle, diciamo, più facilmente visibili le abbiamo viste e non c'era niente. E da quello che ho potuto notare, eccola. Allora me ne manca ancora uno, perché dovrebbero essere 4. Me ne manca uno. Look, I know you're there. Da dove sei? Faccia di merda. Eccoti. Quanti colpi c'è? Però è strano, com'è possibile che non me ne sia... Vabbè, non mi faccio troppe domande, sarà meglio. Però questi da dove caspita saltano fuori? È questo che non capisco. Però può essere che magari sia un indizio sul fatto che abbiano aperto delle porte che prima erano chiuse. Madonna, la lore di sto gioco. Le porte che prima erano chiuse adesso sono aperte. Devo anche ricordarmi a che altezza erano le telecamere, perché adesso che sto girando a ritroso è facile che ci possa ricadere. Non c'è niente. Qua potrebbe essere che ci sia qualcosa. Eccola. Torno al punto d'incontro. Qual è il punto d'incontro? Il porto? Avrebbe logica. Proviamo a vedere. Però torna. Sarebbe vai. Sarebbe più logico. No? Io adesso provo ad andare prima al porto, tanto è una strada più veloce e più semplice. Eventualmente, se non dovesse essere lì, facciamo tempo.
a ritornare indietro, voglio dire, no? Vediamo intanto se da qui si scorge qualcosa di utile. No, ovviamente no. E dite, ma il signor Luna l'ha fatta apposta? No, ovviamente no. Qua c'è il nostro coso. Qua c'è la strada che non è quella giusta. Allora, a sinistra si va nell'ufficio. Io invece vado a destra. E non è vero. E allora mi sto perdendo. È di qua. Via. Qua non si va. E di là, se tanto mi dà tanto, nemmeno. E infatti, allora non era di qua. Non era di qua, e allora devo ritornare, immagino, all'inizio. A sto punto. Fuga, fuga, fuga. Bene. Addio, o era così o com'è. Però a questo punto devo stare attento non solo alle telecamere, ma anche a eventuali guardie che potrebbero essere poppate fuori da... Qui è chiuso. Qua. Boh, uno snack sopra un muletto, va bene. Non mi faccio troppe domande. Se mi ricordassi dove caspita è la telecamera sarebbe d'aiuto, però... Ah, giusto, adesso mi ricordo, è qua la telecamera. Merda! Porca vacca, ho preso un colpo. Ma vaffanculo, mi sono cagato addosso. Ma vai a cagare. È bello che me l'aspettavo anche, ho detto, ci sarà sicuramente qualcosa. Vabbè. No! Incoming fire! Ricarichiamo. Allora, non posso ammazzarlo lì quello, perché sennò lo vede la telecamera. Allora mi tocca aspettare che si muova, se si muove, vedere dove va. Levati di lì, pezzi di stronzo. A meno che... Puttana. Buona. Fatto. Pezzi di stronzi. Non ho capito perché il tipo si è tipo avvelenato o cose così, però no, certo, non me ne frega neanche più di tanto. F.
Facciamo stealth. Vale, sono arrivato. No? Oh, molto bene. Viva, viva, viva il signor, aggiungerei. Ora, attenzione! C'è Ciccio Bastardo e... Grab a seat, it's almost showtime. I hope this works. It'll work. E la Madonna. Damn, looks like they're leaving some guards behind. Well, I guess it's better than dealing with all of them. Wish me luck. Certo. Wish you luck? What, you thought I was gonna let you handle this? It's way too dangerous. Beh. Is that so? Absolutely. Why? Because I'm a woman. What did I tell you about patronizing me? Just drop the Joan of Arc routine, okay? I've got a lot more field experience than you do. I've read your file. Subtlety isn't really your specialty, is it? Ma no, io sono un Chad. Then explain that shirt. What's wrong with it? Look, I've spent most of my life getting into places I'm not supposed to be. Anyway, if I do get into trouble, I'll be needing a knight in shining armor to come to my rescue. Vabbè. Well, when you put it that way. Come te la gira? Wait, how are you planning to get aboard? La gira la Kate? Waltz up the gangplank. I'll figure something out. You really don't like this shirt? Ciao. Ma cosa? Ma cosa? Allora, qui c'è il montacarichi, qua c'è una porta e poco altro. Proviamo a vedere intanto di muoverci. Perché le... Exotica mostly, Les Baxter, Sondi Sodasi, people like that. Tanta roba. Not right now. I haven't had a lot of free time since we started this operation. Yeah, no kidding. Why, you starting something up? Well, me and a couple of guys from security. Qui parte la boy band, ragazzi. Billing for organization is taking what? The city's is coming big? Yeah, sure, why not? Groovy. You know where Cab Cab Cabaret is? Il Cab Cab Cabaret non si può sentire. Sure. Cool. Just show up around. Non so se ci sarà, Là non c'era niente. L'altro è andato via. E questo ce lo tiriamo giù. Vabbè. Allora. Sì, va bene. Facciamo anche il salvataggio rapido, tanto. You play drums, right? Yeah. What kind of music do you like? Non è così.
che va fatto. You play drums, right? Yeah. What kind of music do you like? No, allora devo aspettare che finiscano il pippone. Va bene. You play drums, right? Yeah. What kind of music do you like? Exotica mostly, less bad. Si è rimasto prima lui. Quell'altro lancia l'allarme. Quindi come la giri, la giri. E se io invece li lascio semplicemente vivere? Faccio questa scelta deplorevole per quello che è. Playing with anybody? Not right now. I haven't had a lot of free time since we started this operation. Come faccio a lasciarlo lì? Dai. No kidding. Non si può. Anche perché quello putta caso che ci devo ripassare di qua. No, in realtà non ci dovrei ripassare. Però nell'ipotesi che mi darebbe danno. Potrei usare la moneta. Yeah, sure. Why not? Groovy. Se usassi la moneta potrei molto tranquillamente avvicinarmelo e accopparlo. Adesso aspettiamo tutte. Dai, dai, va bene, va bene. Sentita. Proviamo adesso. Posto. Ora salvataggino. Mi tocca fare così, così. Ok, e ho preso tutto. Purtroppo non ho avuto il tempo di leggermelo, ma perfetto. Ora salvataggio. Perché giustamente. Che cos'è quella roba lassù? Boh. Devo capire che cos'è. Ah, è una cosa. Perfetto. È un gancio. E qui invece cosa abbiamo? Assolutamente niente. Perfetto. I'd better not go that way. Have you heard about those explosions? Not yet. The boss wants us to double up the barge. If anybody you don't recognize wants up this gangplank, shoot first. Allora, lì diceva che non è il caso di passare perché immagino ci siano le telecamere. Ma se non di lì, da dove? Non dovrò mica fare. Io devo passare da qua. Come ci vado io lì?
sinistra. A meno che adesso non mi abbia aperto qui. No, non ci posso andare. E quindi? Prego. Torniamo qui. Cosa? Magari non mi vedono. Hans! Your dog Ventudo over here! It stinks! I'm supposed to patrol this area! Ci ho provato, ma devo essere più silenzioso ancora. Anche così. Allora proviamo. Ah, proviamo a farla completamente stealth. Mi vedono quelli dietro. Come faccio a far sì che quelli dietro non mi vedano? Se io gli tiro la monetina li distraggo? Ok, è questa qui. Devo solamente stare più attento. Devo arrivare qua sotto, usare la monetina. Hello? Hello? Hans! Your dog Ventudo over here! Tiè, pronto. Ce la farò, eh. Hello? Hello?
I will. Perché lui mi sente? Cosa faccio per farlo? Se io adesso lo ammazzo a lui. It stinks. I'm supposed to patrol this area. In certo qual modo ha funzionato, quindi ok. Mi va assolutamente bene. Anche I'm going to hide down here if it's all the same to you. Ho visto. Posto. Così adesso li ho tirati giù tutti. Ciò detto, tutti sti conicoli penso sarebbero serviti per passare in full stealth. Noi abbiamo optato per... anzi, ho optato per un approccio più alla Obels, giustamente. Ah, ma così comunque... così comunque sono allertati. Allora non funziona. Ah, solo che ormai ho salvato. Vabbè, andiamo avanti così. Prima di andare di là io però volevo esplorare meglio quest'area, che sembra interessante dopo tutto. Solo che mi sa che ho già finito l'esplorazione, perché qua non si può salire. Qua si sale ma non si va da nessuna parte. Qua non c'è assolutamente niente. E le cose vanno tutte di là, quindi... questo non... ah, era... non era un militare, o quantomeno non era armato. Oh beh, da dove? Da dove? Ma sarà stato di sopra. Solo che se è veramente di sopra i giodata fanno schifo. No! Ci hai provato, merda, eh? Salvataggino per scrupolo.
qui ancora non si vede il... E da qui invece... Ah, da qui sì. Quindi immagino che se io riesco a salire sopra quei container dovrei poi essere logicamente in grado di passare di là. Giusto? Vediamo. Beh, adesso non apre più. Oppure il giochino è che devo passare. Eccoci. Vediamo. Dicevo, oppure il giochino è che devo passare di qua. Eh sì, è più probabile. Però volevo comunque vedere che caspita succedeva. Ah, ok, lui lo va a prendere laggiù. Ok, ok, adesso ci siamo. Allora, io potrei passare da qui. E di qua no? No, di qua no. Quindi, scelta obbligata, andiamo per di qua. Poi da qui mi dovrò lanciare sopra il container nel momento stesso in cui viene a prenderlo. Troverei sensata questa cosa qui, un po' roccambolesca come soluzione, ma potrebbe funzionare. Adesso puntiamo. Intanto lui è vicino qui. Devo prendere forse quello più lungo. Non sono tutti uguali questi cosi. Metto che era saltare quando c'è quello lungo. L'altro era cortino. Adesso facciamo questo tentativo e poi come va, sarà l'ultima azione della live di oggi. Quel maledetto treno blindato. Spero che arrivi un container lungo a sto punto. È la mia unica speranza. E invece no. Quindi aspetteremo un container più congeniale alle nostre... ai nostri bisogni. Intanto salvo giusto per evitare i tempi morti. Che poi in realtà no, forse ce la potrei fare, eh? Anzi, facciamo così. Che tra parentesi, quel maledetto treno blindato, nient'altro che Inglourious Basterd, l'originale. Quello da cui poi Tarantino si è ispirato per il suo remake. Mamma mia, neanche Solid Snake qui, eh. Perfetto. Yippee-ki-yay, motherfucker. 15 minuti dopo. Il tempo che ci abbiamo impiegato in realtà a salire sopra il treno. Cioè, sopra il container del treno. Benissimo.
la signorina, eh? Ok, salvataggio veloce e qui ci fermiamo, eh? Attenzione. Allora, andiamo sul menu principale. Non c'è comunque la musica, male male. E niente, io direi che anche per oggi, anche per questa ottava live, ci siamo. Spero che il video vi sia piaciuto. A Luca che l'ha visto in diretta e a coloro che lo recupereranno su YouTube. E fate come sempre tanto 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 l'amore. E ricordate che Demiurge è la parola che salverà il mondo. Seguite altre serie, prima fra tutte una che non menziono mai, ma che comunque vale la pena di recuperare, che è BioShock, che a me è piaciuta tantissimo, chi l'ha vista può assolutamente confermare questa cosa. E qualsiasi sia la vostra scelta, fatela sempre soltanto su Obelse, il mio canale sul Tube Italiano, il canale che prende i treni in corsa. Ciao!